Buongiorno, mi chiamo Franco Zanini, rappresento qui Sincrotrone Trieste, un'altra delle realtà scientifiche del territorio, ma vi porto anche i saluti di Slow Food Bolzano del Sud Tirolo, che rappresento. Quindi diciamo, ho una scapa, uno zoccolo, come al solito. Introdurrò velocemente, visti i tempi, quello che noi facciamo al sincrotrone nel campo dell'alimentazione. Siamo in una fase storica in cui tutte le grandi infrastrutture di ricerca stanno cominciando a occuparsi di cibo, quindi non solo i sincrotroni, ma anche le sorgenti di neutroni, i laboratori di laser. La nutrizione sta diventando uno degli argomenti fondamentali. Nutrizione vuol dire anche salute, ricordiamocelo. Nutrizione vuol dire anche una complessità di interventi economici molto importanti in Italia anzitutto, ma in moltissime nazioni europee. Quello che facciamo noi al sincrotrone è una specie di grande microscopio per ridurlo in sintesi, è tipicamente microscopia di mille generi. La microscopia sta diventando uno degli strumenti fondamentali nello studio del cibo, soprattutto per andare a verificare quella che è la microstruttura del cibo. Facciamo ancora un passo indietro. Cosa intendiamo noi per tecnologie alimentari? Per tecnologie alimentari intendiamo ogni tentativo controllato dall'uomo di trasformare, di conservare, di distruggere, di creare una struttura che sia questa creata dalla natura, come può essere un pomodoro o un chicco di riso, o da un processo umano. Un taglio di carne, un vino. La microscopia e le tecniche più moderne di imaging sono in grado di studiare la struttura dei cibi e quindi di progettare dei nuovi processi razionali più consapevoli per migliorare tutti gli aspetti qualitativi dei cibi. Quindi sia le tecniche di analisi attraverso l'imaging che le tecniche di image processing sono degli strumenti sempre più potenti per fornire dati quantitativi per l'analisi e per la progettazione di nuove microstrutture alimentari. Noi sappiamo che la composizione chimica offre una visione molto limitata della struttura di un cibo. Per fare un esempio, io e Raffaele Alunniati, dal punto di vista biologico e chimico, siamo assolutamente identici a Brad Pitt e Angelina Jolie. Quello che cambia è la struttura, che è diversa. Questo mia moglie me lo rinfaccia sempre, ma non so cosa farci. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche se dal punto di vista biologico e chimico due cibi hanno la stessa identica composizione, la loro struttura ne fa due oggetti completamente diversi. La frutta e la verdura processata, cioè un succo di frutta senza zucchero, un frullato di verdura, ha la stessa identità biochimica del frutto originale. Ma le proprietà sono completamente diverse. Pensate alla panna liquida, alla panna montata, pensate al pane. Il pane si compone essenzialmente di farina, lievito, sale e acqua. Da questi quattro prodotti essenzialmente uguali, io posso creare centinaia di diverse tipologie di pane. Vedo fra noi Zidarich, che sa bene che dal latte e dal caglio si possono ricavare centinaia di tipi diversi di formaggio, non solo diversi come gusto, ma diversi come la struttura, perché una mozzarella, un parmigiano, un caprino hanno strutture radicalmente diverse, che portano a proprietà alimentari, di conservazione, di carica batterica, eccetera, eccetera, completamente diverse. Per cui quando noi nella composizione chimica di un cibo ignoriamo alcuni componenti come l'aria, come un emulsionante, in realtà trascuriamo il profondo effetto che hanno questi componenti sulla struttura e sulle caratteristiche anche sensoriali di un cibo. Parliamo di nutrizione. Non è vero, sfatiamo un mito, che la frutta e la verdura, allo stato naturale, così come l'arcologo della pianta, sono più nutrienti, più sane, per virgolette, rispetto alla forma processata. Noi sappiamo che in tantissime verdure esiste una struttura di microcelle che contengono alcuni dei componenti più importanti. Nelle carote sono i carotenoidi, nei pomodori i licopeni, sono degli antiossidanti che sono molto importanti dal punto di vista nutrizionale, ma che non sono direttamente disponibili, bioaccessibili, per usare un termine tecnico,
perché sono contenute in queste cellette. Se io mordo un pomodoro, apro poche di queste cellette, quindi ho una scarsa bioaccessibilità dei licopeni. Se io bevo un succo di pomodoro, ho la completa bioaccessibilità di tutti gli antiossidanti. Quindi, per assurdo, il succo di pomodoro è più sano del pomodoro come lo raccolgo dalla pianta. Lo stesso per le carote, lo stesso per tantissimi altri alimenti. Quindi, dal punto di vista nutrizionale, capire la microstruttura di un cibo è fondamentale per capire come la struttura del cibo, magari processato, influenza in maniera positiva la capacità da parte dell'organismo umano di assorbire i micronutrienti. La microstruttura è legata alla stabilità. Controllare la microstruttura di un cibo durante la sua conservazione, durante la sua lavorazione, mi permette di limitare la mobilità molecolare di alcune componenti che possono essere più o meno dannose o più o meno importanti dal punto di vista nutrizionale. Quindi io posso, attraverso un'elaborazione, una progettazione del microstruttore di un cibo, migliorare la stabilità chimica, quindi la conservazione, e microbiologica, quindi la salute, di un alimento. Se io riesco a creare un network di gel, io immobilizzo le cellule batteriche, quindi diminuisco il loro tasso di crescita. Io so che la maionese si conserva meglio rispetto all'uovo fresco, rispetto all'olio, perché? Perché le goccioline d'olio che fanno parte dell'emulsione limitano l'espansione della colonia batterica nella fase acquosa della maionese. E così si possono fare tantissimi esempi. Quindi, di nuovo, avere una consapevolezza, una conoscenza numerica della microstruttura di un cibo mi permette di migliorarne la stabilità. Fenomeni di trasporto, su cui non insisteremo, ma voi sapete che ogni tanto il cioccolato ha questi fenomeni di blooming, questa fiorescenza che compare, questo bianco, che non è dannoso dal punto di vista alimentare, semplicemente il burro di cacao che esce in superficie perché non ho regolato bene i fenomeni di trasporto all'interno del cioccolato. È solamente un effetto di tipo estetico, non modifica il gusto, però quando io mangio una tavoletta di cioccolato anche il gusto, cioè anche la parte visiva ha la sua importanza. Ma questo è importantissimo quando io voglio essiccare un prodotto. Conoscere gli effetti di un processo di essiccamento mi permettono di realizzare il miglior compromesso fra la stabilità di questo cibo a bassi contenuti di umidità e gli effetti delle variazioni strutturali. Se io mangio un cornflake, io so che il lavoro che ho fatto per realizzare il cornflake mi migliora la stabilità del cibo, però voglio che conservi anche altre caratteristiche, la capacità di assorbire il latte, la capacità di conservare, il gusto e così via. La microstruttura però è fondamentale nel campo delle caratteristiche sensoriali. Analizzare e comprendere la microstruttura di un cibo mi permette di prevedere il grado di piacevolezza del cibo stesso in termini di percezione al palato, quindi avere un cibo più o meno morbido, più o meno croccante, più o meno sonoro. Io faccio sempre l'esempio, qua bisogna fare un po' di pubblicità, molti di voi conoscono il gelato Magnum, che è uno dei gelati più popolari al mondo, non solo in Italia. Uno dei successi del Magnum è legato al rumore che fa la crosta di cioccolato quando uno la mangia, perché al buio, in silenzio, il Magnum non è così più buono di tanti altri gelati simili. Però fior di ingegneri del suono, di tecnologi elementari, hanno lavorato sulle proprietà meccaniche del cioccolato per ottenere un prodotto che avesse quella piacevole croccantezza. Un esempio classico, stupidissimo, quello della mela. Una mela buona, croccante, quando la mordo, mi dà molto più piacere di una mela foffa che quando io la mordo, pur essendo buona, non scrocchia. Fa parte, di nuovo, è la microstruttura che comanda questo tipo di fenomeni, ma la percezione del gusto della mela è legata anche al suono che produce quando io la mordo. Per cui rientra nelle caratteristiche sensoriali di un cibo. Nel caso della mela non posso prevederlo, nel caso del cioccolato posso fare, adesso sappiamo perché un cioccolato è più sonoro rispetto ad altri in fase di produzione. Facciamo un po' di esempi proprio alimentari, studio dei prodotti da forno. La percezione sensoriale finale, ma anche la stabilità, quindi la durata nel sacchetto del pane, è strettamente legata alla microstruttura, quindi allo spessore delle pareti delle celle, alle dimensioni delle celle, all'uniformità, all'orientamento delle celle, al fatto che le celle siano collegate o no. Perché alcuni tipi di pane
la sera sono già da buttare e altri si conservano per tutta una settimana, pur essendo fatti a partire dagli stessi identici prodotti. Ricordiamoci che la maggior parte dei panettieri ormai usa lo stesso tipo di preparato, in cui c'è già farina e lievito assieme, mescolano con l'acqua e fanno il pane. Ma pur da questo prodotto, che è identico per tutti, riescono a ottenere pani che hanno non solo il gusto diverso, ma anche durate radicalmente diverse. Di nuovo, diverso modo di lavorare, quindi la velocità dell'impastatrice, la temperatura in fase di lievitazione, la durata della lievitazione e cose del genere, vi permettono di ottenere risultati completamente diversi. Prodotti caseari. Noi sappiamo che se io ho una matrice proteica regolare e chiusa, e quindi dei globuli lipidici piccoli e uniformi all'interno di questa matrice, avrò un prodotto maggiormente elastico. Questo è il motivo per cui uno stracchino non è un parmigiano, non è una mozzarella. Quello che cambia è la struttura della matrice proteica al cui interno vengono contenuti gli elementi del formaggio stesso. Quindi, di nuovo, l'organizzazione strutturale del formaggio è responsabile della struttura del formaggio, la sua spammabilità o meno, la possibilità di ridurlo in scaglie e così via. Il burro di cacao, un oggetto complicatissimo, per quel che riguarda noi sappiamo che dei campioni di cioccolato realizzati con riscaldamento molto rapido presenteranno alla fine dei pori di dimensioni maggiori, che quindi richiederanno un'energia meccanica maggiore per rompere il cioccolato, e quindi, a fronte di questo, una sonorità di tipo diverso. Quindi se io voglio ottenere il rivestimento di cioccolato alla Magnum, dovrò riscaldare rapidamente il cioccolato in fase di preparazione. Un riscaldamento più lento mi permetterà di avere un cioccolato più morbido, a parità di ingredienti. Stessa cosa per il burro di noccioline, ma stessa cosa per tantissimi prodotti che vengono studiati con questi strumenti. Lo strumento che usiamo noi è la microtomografia, l'analogo della TAC clinica con altissima risoluzione. La TAC clinica di solito risoluzione è attorno ai 300 micron, noi scendiamo al livello del micron, dei 10 micron, in funzione di quello che vogliamo vedere, per studiare in maniera non distruttiva, tridimensionale, la struttura degli alimenti. Il primo esempio che abbiamo fatto è stata una microtomografia di un bucatino. Questa è una sezione virtuale, cioè noi abbiamo preso il bucatino intero e l'abbiamo tagliato virtualmente senza danneggiarlo. Questo perché il bucatino è uno delle formati di pasta più difficili da maneggiare. Il fatto di avere un buco all'interno mi porta dei gradienti di temperatura e umidità che possono essere dannosi in fase di conservazione. Per cui il produttore vuole avere l'essiccamento più rapido possibile del bucatino, perché tenere il bucatino in magazzino gli costa, ma vuole che se ne rompa il meno possibile, perché molte rotture di nuovo sono un costo. Quindi dal punto di vista industriale, capire come le tecniche di produzione di essiccamento sono correlate alle fratture, alla qualità del bucatino, hanno un impatto di tipo economico importante. Un settore su cui lavoriamo molto è quello, come dicevo, dei prodotti da forno. Vedete in alto una slice virtuale, cioè un pezzo di pane tagliato virtualmente, una ricostruzione tridimensionale. Noi usiamo queste strutture nello stesso modo in cui studiamo le plastiche, per esempio, dei caschi delle moto. Andiamo a fare un'analisi stereologica di questi campioni, li studiamo dal punto di vista meccanico-ingegneristico, le classiche curve sforzo-deformazione, e noi siamo in grado di correlare gli aspetti meccanici del pane, meccanico-strutturali, come se fosse un pezzo di auto di Formula 1 o un pezzo di un aereo, a tutta una serie di parametri: alla conservazione, al gusto, alla durata, alla capacità di mantenere l'umidità o di rilasciarla e così via. Alcuni esempi di analisi simili: questo è un campione, di nuovo sono sezioni virtuali, di una cioccolata che è molto popolare tra i ragazzini, si chiama Loufflé, è una cioccolata dove è stata iniettata dell'aria, quindi lo rende molto poroso, lo rende molto, molto croccante, ma molto leggero, e di nuovo il gusto dello stesso cioccolato con o senza le bolle è radicalmente diverso. Quello che vuole conoscere il produttore è come il gusto e la conservazione di questo cioccolato sono collegate alle proprietà meccaniche, quindi alla microstruttura di questo tipo di cioccolata.
La stessa cosa abbiamo fatto nel caso dei frollini. Vedete a sinistra un frollino commerciale, il classico mulino bianco, e a destra il frullino della pasticceria di Basovizza, che è quella vicino al laboratorio, quella da cui ci forniamo tutti i prodotti da forno. La diversa struttura, in un caso più compatto, in un caso più aerea, mi porta a un risultato completamente diverso. Il frollino industriale ha un gusto più anonimo, più secco. Il frollino della signora Magda sa più di burro, è più gustoso, è più grasso, è più piacevole. La cosa è legata essenzialmente, di nuovo, alla microstruttura. Vedete questi buchi aperti perdono umidità, mentre l'umidità viene conservata nel caso del secondo campione. Naturalmente a Trieste non potevamo esimerci dallo studiare il caffè, che è uno dei prodotti simbolo della nostra città. Il caffè è uno degli oggetti più difficili in assoluto, forse solo la vaniglia presenta la stessa complessità dal punto di vista alimentare. Questo perché? Perché sono centinaia le molecole che sono responsabili del profumo e del gusto del caffè, perché la tecnologia per preparare il caffè è molto complessa, la pulitura del chicco è fondamentale, la tostatura non ne parliamo, la macinatura ha un effetto molto importante, sono tutte azioni dell'essere umano che modificano profondamente il risultato finale. Raggiungere una consapevolezza in termini di microstruttura del comportamento del caffè è una cosa molto importante. Noi sappiamo, faccio solo un esempio, la tostatura del caffè è importante per due ragioni. Una, per il gusto, perché un caffè fatto col caffè verde non saprebbe di niente. Secondo, perché se io voglio macinare il caffè, devo raggiungere la friabilità, quella che gli ingegneri chiamano la brittleness, necessaria per romperlo fino alla granulometria adatta per estrarre la bevanda dalla polvere di caffè. Diversi tipi di tostatura, quindi temperature più alte, più basse, tempi più lunghi, più corti, cambiano drasticamente le qualità del chicco finale. Di nuovo, capire dal punto di vista numerico, analitico, il perché è molto importante per l'industria, ma anche per la conservazione. Questo vuol dire agire sulla carica batterica, sul trasporto della carica batterica, sulla conservazione sana, salubre di questi campioni. Non entriamo in dettagli troppo scientifici. Questo, vedete, tanto per darvi un'idea, siamo andati da un produttore serio di caffè, abbiamo preso due chicchi di caffè dallo stesso sacco, la differenza tra i due chicchi era drammatica. Quindi di nuovo l'azione, per esempio, che fa la Illy, uno dei costi maggiori del caffè Illy è proprio legato alla selezione molto accurata dei chicchi. Selezione molto accurata vuol dire che difficilmente in un caffè Illy, se che fa pubblicità ma sono quasi dei colleghi, troverete due chicchi così diversi nella stessa partita. Due chicchi così diversi vuol dire che un chicco avrà delle proprietà in termini di aroma completamente diverse dal chicco che sta in basso. E questo io non lo posso accettare. È come se io, quando faccio la pasta a mezzogiorno, facessi la pasta con metà pasta di grano duro e metà pasta di grano tenero. Cioè, alla fine o cuocio l'una o cuocio l'altra. Sincrotrone vuol dire non solo fare calcolare la microstruttura, ma vuol dire avere un range di possibilità tecnologiche enorme, perché lo stesso campione che io studio dal punto di vista microstrutturale lo posso ottenere dal punto di vista chimico o biologico a 10 metri più in là. Quindi uno dei grandi vantaggi del sincrotrone è quello di permettere queste collaborazioni ad altissimo livello che mi permettono di studiare sia dal punto di vista strutturale che chimico lo stesso campione. Due esempi di collaborazioni su cui stiamo cominciando a lavorare sono legati, uno, alla struttura granulare di amidi resistenti. Amidi resistenti sono degli amidi difficilmente digeribili. Il vantaggio di questo è il preparare dei cibi gradevoli nei diabetici. Un amido resistente abbassa la risposta glicemica nell'uomo e quindi mi permette di ridurre non solo l'incidenza del diabete, ma anche il rischio di tumori al colon in persone che sono predisposte a questo tipo di problematiche o che hanno problemi di metabolismo del colesterolo. Studiare contemporaneamente la struttura di questi amidi, ma anche le modificazioni non morfologiche ma chimiche indotte dall'acido citrico, perché questo è il sistema che si usa per fare questi
questi amidi, ci permette di ottenere degli amidi che sono calibrati dal punto di vista chimico, ma anche corretti dal punto di vista strutturale per un loro utilizzo in fase industriale. Un altro studio su cui stiamo lavorando è la distribuzione di ioni e molecole in chicchi di grano, sia precoce che maturo, per capire come diverse condizioni di coltivazione, vedete in un caso a sinistra, come è diversa la distribuzione in un ambiente freddo-umido e in un ambiente caldo-secco, e come questo mi cambi non solo la chimica, ma anche la struttura di un chicco di grano. La struttura di un chicco di grano è importante perché il chicco di grano andrà macinato, quindi le proprietà meccaniche del chicco di grano sono fondamentali nella produzione della farina. Io devo contemporaneamente tener conto delle modificazioni chimiche che avvengono nel mio cibo, ma anche quelle strutturali. Queste sono solamente alcune, diciamo, delle linee di ricerca che stiamo seguendo, molte altre sono in corso, ma era tanto per dare un po' il gusto di quello che stiamo facendo a Elettra. Quello che è il mio sogno è quello di allargare queste collaborazioni non solo ai vari laboratori del sincrotrone, ma anche a quello delle realtà scientifiche triestine. Per chiudere, tu parlavi prima appunto di braccia rubate all'agricoltura che tornano all'agricoltura. Io sono uno di questi esempi. Mia moglie è laureata in fisica con 110 lode in struttura della materia, e qualcuno di voi la conosce, e ha mollato la fisica e adesso coltiva riso in Lomellina. È anche buono, perché qualcuno lo conosce. Quindi, diciamo, queste figure esistono. Con la situazione dei fondi nella ricerca potrebbe essere una strada da indicare a molti di noi, purtroppo. Grazie dell'attenzione, grazie dell'invito. Grazie a Franco Zanini.